Ciao a tutti, io sono Aska e vi do il benvenuto nel mio primo tutorial. Come ben saprete, al giorno d'oggi i monitor LCD sono un oggetto estremamente diffuso. Per questo motivo è facile averne in casa uno inutilizzato, oppure lo si può acquistare ad una cifra estremamente contenuta. In questo tutorial vi mostrerò come utilizzare un vecchio monitor per trasformare un case in qualcosa di molto più originale. Per cominciare, vediamo insieme di quale materiale avremo bisogno per questo progetto. Ci servirà un monitor LCD delle adeguate dimensioni, un case nel quale sia possibile tagliare la parete laterale, alcuni metri di striscia LED a 12V e del materiale di consumo vario. Per prima cosa dobbiamo procedere smontando il monitor. Non è necessario essere precisi o delicati durante questa operazione, poiché dovremo preservare soltanto il pannello a cristalli liquidi e i circuiti di gestione e alimentazione. Una cosa importante è che il monitor selezionato possegga almeno una porta DVI o HDMI, poiché è molto più facile da interfacciare con le schede video moderne. Una volta rimossa la griglia metallica posteriore, notiamo che sono presenti tre schede. Per prima cosa, scolleghiamo tutti i connettori presenti sulla scheda principale, che ci servirà per poter interfacciare il pannello LCD alla nostra scheda video. Fate attenzione a non danneggiare il fascio di cavi che collega questa scheda al pannello LCD. Ora rimuovo la scheda di alimentazione che utilizzeremo più avanti in questo progetto. L'ultimo componente di cui abbiamo bisogno è il pannello a cristalli liquidi. Smontiamo quindi la cornice frontale e il sistema di retroilluminazione, così da poterlo estrarre. Anche in questo passaggio fate attenzione a non danneggiare i fragili collegamenti del pannello. Ora dobbiamo prendere le misure esatte dello schermo LCD, dalle quali ricaveremo poi le dimensioni della finestra nel pannello laterale del case. Consideriamo che è necessario lasciare almeno 2 cm di cornice, che ci permetterà di attaccare lo schermo LCD al pannello del case. Queste sono quindi le misure massime della finestra che posso ritagliare. Nel mio caso saranno anche le misure effettive, ma potete decidere di farla anche più piccola sulla base del vostro gusto personale e di quanto volete far vedere all'interno del PC. Adesso è necessario mascherare con nastro carta il pannello laterale per evitare che si rovini durante il taglio. Per questa operazione consiglio di iniziare con una smerigliatrice angolare e poi continuare con un seghetto alternativo con lama da ferro. Il problema della smerigliatrice è che scalda molto il metallo, fondendo la vernice e rovinandone la finitura. Nel nostro caso, grazie alla magia del montaggio, otteniamo rapidamente il pezzo finito. Per i 4 angoli ho scelto una forma arrotondata, che vado a rifinire con un inserto abrasivo del Dremel. Non è importante che i bordi siano rifiniti alla perfezione, poiché li ricopro con una sottile guarnizione in gomma AU, che va a ricoprire eventuali sbavature e zone in cui la vernice si è rovinata, e allo stesso tempo fornisce una zona di contatto più adatta e morbida allo schermo LCD. Affinché la guarnizione rimanga in posizione, la fisso con un po' di colla.
Questi sono i due circuiti che abbiamo trovato dentro il monitor, uno per l'alimentazione e l'altro per la gestione dell'immagine. In quest'ultimo vi sono anche delle prese USB che a noi però non interessano. Ora dobbiamo decidere dove mettere questi circuiti all'interno del case, basandoci sulle loro dimensioni, sugli spazi che abbiamo a disposizione e valutando la lunghezza dei cavi che li collegano. In questa fase non posso esservi molto d'aiuto. Tutto dipende molto dal modello di monitor che avete smontato e dal case che state modificando. Posso solo darvi qualche spunto, mostrandovi le scelte che ho fatto io. Il circuito che gestisce l'immagine deve rimanere vicino al monitor LCD, poiché il cavo che li collega è abbastanza corto e quasi impossibile da sostituire. Il circuito di alimentazione, invece, possiamo dislocarlo in un'altra parte del case, poiché i fili che ne escono sono cavi elettrici che permettono una ricablatura se sarà necessario allungarli. Osservando la disposizione interna del case, noto che il circuito di alimentazione entra nel castello degli hard disk, che è praticamente vuoto. Sfruttando due sbarrette di materiale acrilico, creo due supporti per simulare la forma di un hard disk e poter fissare comodamente il circuito in posizione. Per fissare il circuito uso delle viti con filetto M3 e delle randelle in gomma. Le dimensioni del circuito sono perfette per questo slot, forse fin troppo, poiché non ho lo spazio per inserire un connettore C13, cioè un normale connettore d'alimentatore. Non è comunque un problema, in quanto questo sarà un collegamento interno, quindi posso dissaldare il connettore VDE e saldare direttamente al circuito il cavo elettrico tripolare, che arriverà poi all'esterno del case. Adesso fisso in maniera definitiva lo schermo LCD al pannello laterale usando del nastro biadesivo gommoso. Questo nastro viene usato nella riparazione degli smartphone per fissare gli schermi touch e si trova su eBay a pochi euro al rotolo. L'unico modo per lasciare il circuito di gestione dell'immagine vicino allo schermo è quello di attaccarlo verticalmente al pannello laterale del case. Il circuito risulta però troppo alto e andrebbe a toccare il castello degli hard disk. Per fortuna il componente più alto sono le porte USB, che posso dissaldare senza problemi. Per fissarle in posizione taglio due sbarrette di materiale acrilico che incolla la paratia del case. Posso poi facilmente fare dei fori sulle sbarrette e filettarli per bloccare il circuito in posizione con alcune viti. L'impianto LED per l'illuminazione interna è costituito da 4 strisce LED disposte su ogni lato del case. Anche queste potete trovarle su eBay o Amazon per pochi euro. Le strisce sono collegate in serie ad un interruttore e alimentate da un connettore Molex. Per questo progetto è importante che vi sia molta luce all'interno del case, quindi dovrete abbondare con i LED.
Per alimentare il monitor ho fissato nella parte posteriore del case un connettore VDE femmina con relativo interruttore. Per alloggiare i pulsanti di gestione del monitor ho creato invece una piastrina in alluminio che va posizionata in uno degli slot PCI posteriori. Bene ragazzi, il video termina qui. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se avete domande o dubbi sulla realizzazione, non esitate a scriverci nei commenti. Se invece volete vedere altri tutorial come questo, iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti e alla prossima!